Benvenuti, torniamo live dopo aver saltato ieri la giornata di lunedì, giornata particolarmente entusiasmante per i rialzi e quindi andiamo a fare un po' il punto della situazione. C'è stato un leggero piccolo gap che si è formato in apertura sul FTSE MIB, qua lo vediamo sul time frame giornaliero. E siamo andati, guarda caso, ad arrivare proprio a contatto con la nostra bella resistenza in blu che abbiamo evidenziato già a partire dal 1° di agosto. E siamo lì che stazioniamo quest'oggi perché dopo la forte salita di ieri è normale che ci possa essere un attimo una pausa di riflessione, soprattutto sui titoli che sono saliti di più e molti bancari hanno performato molto bene. Quindi per la seduta odierna occorrerà fare un attimo di attenzione, stringere gli stop come già abbiamo fatto, dopo andremo a vedere la situazione del mercato azionario. E abbiamo anche alleggerito parecchie posizioni nell'operatività multiday, titoli su cui eravamo entrati in posizione. Chi segue le rubriche daily sa che abbiamo liquidato UniCredit, a Target è stato colpito su Intesa San Paolo. E su altri titoli questa mattina, Poste mi viene in mente, poi Banca Mediolanum, e comunque dopo, come dicevo, andremo a guardare la situazione dei titoli che sono andati a target e dei livelli che sono tuttora attivi. Quindi attenzione, oggi le prese di profitto che dovrebbero essere abbastanza fisiologiche, già le stiamo vedendo un po' questa mattina. Se il mercato dovesse riuscire a consolidare comunque e non ritracciare più del 50% del movimento fatto nelle ultime 2 sedute, sarebbe già una buona notizia. E poi ci aspetta, se dovessimo riuscire, ecco, questo è importante, sempre questa resistenza, a valicarla, allora potremmo puntare sul massimo successivo, che è quello del 16 agosto, 23.170 come primo target, e poi qua partita molto difficile. Superamento dei 23.170 non ha più grossi ostacoli fino a contatto quasi con i 24.000 punti dove transita la media mobile 200 periodi. Quindi vedremo nelle prossime sedute, quella odierna e le prossime, che cosa accadrà se il mercato dovesse riuscire un po' contro le previsioni negative, infauste del mese di settembre, a riuscire appunto a salire oltre. Situazione di ipercomprato oramai abbastanza conclamata anche sul mercato americano, dove l'S&P 500 è salito ieri e così il Nasdaq in modo abbastanza deciso. Siamo sui 4.130 punti. Il trend rimane per il momento ancora ribassista di medio, cioè c'è intatta questa trend line che possiamo far partire dai massimi di gennaio del 2022. Se tracciate, vedete questa trend line, andiamo a prolungare. Eccola qua, vedete che è ancora intatta e transita poco distante. Scusate, dai massimi che sono stati toccati il 15 agosto, 16 agosto per la precisione, quel famoso 4.300 punti che abbiamo visto, analizzato tante volte, dove c'è un incrocio di support, di resistenze statiche e dinamiche, quindi c'è questo livello di resistenza statico già evidenziato, questo in verde, transitava su quel livello anche la media mobile 200 periodi e poco distante, anzi se l'andassimo a tracciare un pochino meglio perché questa trend line è un po' distante dai massimi che sono stati toccati in aprile e vedete che se l'andiamo a tracciare meglio praticamente anche questa va a transitare in modo piuttosto preciso sul massimo del 16 agosto, quindi proprio un livello su cui sono transitate trend line, resistenze statiche e anche media mobile, quindi è stato un ostacolo un po' troppo forte. Ora la tendenza da gennaio è ancora negativa, però un ritorno in quest'area, andare nuovamente a incrociare i 4.250, perché il primo livello adesso diventerebbe dove si incrociano resistenze statiche e dinamiche, diventi 4.250,
non è escluso che si possa riuscire a fare nel corso del mese di settembre, anche se di breve, vedete, stiamo salendo con un RSI che è a 63 e sta andando pericolosamente verso l'area di ipercomprato, area di ipercomprato che già vedete qua nel 15-16 di agosto ha provocato questa, il ritracciamento, la discesa successiva. Quindi una presa di profitto e una correzione non dovrebbe tardare ad arrivare sul mercato americano, magari già in quest'area 4192 corrispondente all'apertura di questa candelona nera che si era formata nella seduta del 26 di agosto. Bene, fatto un po' una panoramica del FTSE MIB dell'S&P 500, direi che sono. Sì, Umberto dice che adesso siamo andati a target su Unipol e Azimut. Sì, direi di sì. Adesso non so perché mi si è incartata la piattaforma. Confermo, target colpito su Unipol e anche su Azimut, direi. Sì, esatto. Sì, esatto. Bene, bene, ottime notizie. Quindi anche questi due titoli ce li siamo alleggeriti, portati a casa. Direi che andiamo quindi a vedere la situazione dei titoli azionari. E poi guarderemo anche, come al solito, che cosa accade con HFT Flow Scanner. Vado a prendere la schermata riepilogativa innanzitutto degli ordini multi-day. Ecco qua, questa è la schermata riepilogativa degli ordini multi-day. Per chi segue le rubriche Azioni Italia o Report Full, che comprende anche l'azionario Italia, questa mattina avevamo gli ordini attivi su BPER, superamento di 1.678, Mediobanca Enel invece con ordini limitati, Enel che è stata acquistata 4.96, quindi è entrata in portafoglio, l'ordine è stato fillato. Fineco al superamento dei 12,36, CNH Industria 12,78, Fineco se non ricordo male, adesso vado a vedere se dovrebbe esserci stato l'eseguito anche qua, sì, eseguita anche Fineco al superamento dei 12,36, quindi è entrata in portafoglio, domani sarà nella lista delle posizioni aperte, questi erano i guadagni questa mattina con Unicredit già andata a target ieri. Intesa questa mattina, Poste pure target colpito su Generali, colpito anche, abbiamo detto, su Azimut e Banca Generali pure, Unipol pure, quindi abbiamo alleggerito praticamente quasi tutte le posizioni, tranne direi STM che ancora è distante dal target. E quindi la situazione è piuttosto buona, insomma, direi guadagna questa mattina Unicredit più 6,16 intesa al 7,65. Non era facilissimo ipotizzare un rialzo così forte dopo il rialzo dei tassi della BCE, però disciplina, insomma, si seguono i segnali in modo disciplinato, qualche volta si prendono le stoppate, però se si è disciplinati. Mediamente qualche soddisfazione, poco alla volta arriva. Situazione sugli ETF questa mattina, invece, avevamo l'India che è andata a target pure, usciti a 26 ieri. Siamo entrati ieri sull'MSCI World, dove abbiamo già un altro ETF investito da un po', che è l'iShares Core MSCI World. Siamo entrati ieri anche su quello della Lyxor. Purtroppo per un soffio non siamo riusciti a entrare sull'Eurostoxx Small Cap UCITS, ETF che a me piace molto perché è molto direzionale. Le small cap consentono spesso di avere performance, un rischio superiore, ma performance maggiori rispetto ai titoli più liquidi. Per un filo non siamo riusciti ad entrare, purtroppo. Così come per poco non siamo riusciti ad entrare sul Robotics. E quindi pazienza, cercheremo. Il problema degli ordini limitati è questo sugli ETF, che se gli ETF non sono
tutti liquidi, anche quelli abbastanza liquidi comunque comportano uno spread denaro lettera. A volte si rischia di fare mercato già con pochi ordini, con poche, si rischia di muovere il mercato soprattutto in apertura. Quindi per non fare questo si mettono ordini limitati, però a volte il rovescio della medaglia è che con ordini limitati si rischia di vedere scappare delle belle operazioni. È il limite proprio che si ha nell'operatività degli ETF, quindi c'è sempre purtroppo nel trading la coperta corta. Per quanto riguarda derivati, ieri pure col gappettino in apertura ci è sfuggito il long sul FTSE MIB, ci accontentiamo per il momento della posizione long sugli ETF in guadagno del 5,38%. Torniamo sul nostro Visual Trader, sono le 10.01, quindi andiamo a vedere, vado anche ad aggiornare l'HFT Flow Scanner che dalle 9.05 alle 9.45 vedeva Telecom Italia e Saipem come titoli in cima al ranking. Ieri la situazione, io ne ho comprati 4 dei titoli, 2 seguendo un po' il metodo alla Barillaro dalle 9.05 facendo la scansione alle 9.45, impostando le 9.05 come orario di partenza, una seconda con il mio metodo, diciamo così, alle 10 andando a impostare 9.45 come orario di scan, e 3 titoli sono stati chiusi in positivo, uno in negativo, quindi c'è stata anche un'operazione negativa, se non ricordo male, su ERG. Andiamo a vedere quest'oggi che cosa accade, impostando alle 9.45 l'orario di partenza, abbiamo UCG e Recordati come primi titoli, adesso vediamo se riesco ad andare in condivisione e a mostrarvelo, per chi non ha l'HFT Flow Scanner, eccolo qua, Unicredit, Recordati, seguiti da Unipol, Tenaris e Eni, buone notizie soprattutto per Unicredit che continua a essere molto ben comprata, l'abbiamo trovata spesso in cima al ranking, se ricordate anche la scorsa settimana abbiamo fatto delle operazioni con l'HFT Flow Scanner su Unicredit, vi ho detto che anche, è capitato anche di dirvi che è uno dei miei titoli preferiti perché vedo tanti acquisti, vedo tanti flussi. Spesso la troviamo in cima al ranking proprio con HFT Flow Scanner e anche adesso buona notizia perché ne abbiamo già in portafoglio, come avete visto, in guadagno del 7%, e quindi adesso magari vado a comprarne anch'io un pochino intraday per incrementare leggermente la posizione, ma appunto ne abbiamo già, quindi non andrò ad esagerare. Poi dicevamo secondo titolo Recordati seguito da Unipol, Tenaris e Eni, poi il pregilo Enel. In fondo al ranking abbiamo in questo momento invece le Saipem che nell'ultimo quarto d'ora hanno improvvisamente interrotto i flussi che erano più forti nelle prime 45 minuti, quindi vedete come a volte ci sono dei cambiamenti. Titoli che sono ben comprati per magari 40 minuti, tre quarti d'ora, si chiamano HFT, quindi cambiano a volte e si spostano da un titolo all'altro, più rimangono stazionari su un titolo e più ci sono probabilità chiaramente di riuscire ad andare a target. Detto questo, direi che vado a rispondere alle vostre domande, se ne avete, e poi ci salutiamo in attesa della puntata di Class CNBC, dove saremo in diretta, dove sarò in diretta dalle 11, 11:15 circa, fino di solito alle 12:30. Quindi spazio a voi, se avete qualche domanda sui titoli che volete analizzare o indici o quant'altro. Tra l'altro, adesso che mi viene in mente, non l'ho preparato, vediamo se ce l'ho su un altro computer. Avevo pensato di farvi vedere, non siete almeno tra il pubblico che mi segue al mattino, dei gran follower, mi pare, delle cripto,
Però il movimento che c'è stato di recupero del Bitcoin nelle ultime sedute era stato agevolato, è stato individuato da un key reversal rialzista che si è formato in situazione di ipervenduto, quindi il solito key reversal che ritorna e funziona ovviamente un po' su tutti gli asset, comprese anche le cripto. Vabbè, adesso non ce l'ho sotto, ma ve lo farò vedere alla peggio domani mattina. Quindi dicevamo, ci sono delle domande, sono a vostra disposizione. Nessuna domanda quest'oggi sui titoli? No. Meglio così, vorrà dire che ve le tenete per classe CNBC. Allora, se non ci sono particolari curiosità, neanche dal punto di vista tecnico, didattica e quant'altro, direi che ci possiamo anche salutare e vi do appuntamento domani mattina, stesso posto, stessa ora, e ci aggiorniamo poi appunto tra circa un'oretta anche su classe CNBC. Io, come al solito, vi ringrazio dell'attenzione. Vi ricordo, prima di lasciarci, che domani c'è un importante appuntamento con la SIAT, la Società Italiana Analisi Tecnica. C'è la conferenza Quantec a Milano, al Castello Sforzesco. È possibile seguirla anche per i non soci attraverso lo streaming. E più tardi vi condividerò il link, nel gruppo Telegram. E anche su altri social, Facebook, eccetera, eccetera. Quindi grazie a tutti e buon trading.